come in ogni grande show, no? A Las Vegas, a Londra, a Parigi, a dovunque nel mondo, no? In un musical c'è sempre un pezzo lento. Questo non è proprio solo un pezzo lento. Vi ricordo sempre comunque con Richard Benson, il mercoledì alle 22 e il venerdì alle 22.30 su Televita. Oggi siamo venerdì, eh? E domani è sabato e facciamo Baldoria. Che bello, non vedo l'ora. Comunque, c'è sempre un pezzo lento in ogni musical. Resta però un fatto abbastanza strano, abbastanza incomprensibile. Quello che Luca Di Noia adesso vi farà vedere è un collage che ho fatto io con alcuni dei rockettari più importanti di tutta la storia del rock. Allora, ve lo spiego subito prima che lo vediate. Nella parte superiore c'è Brian Jones, biondo. Brian Jones era all'inizio il capo dei Rolling Stones, non certo Mick Jagger, decideva tutto lui, era molto bello, aveva dei bellissimi capelli biondi ed era l'idolo di tutte le ragazzine, molto più di Mick Jagger o di Keith Richard. E infatti i due, che già si conoscevano da piccoli, essendo dello stesso paese, ovvero Dartford, vicino Londra, odiavano Brian Jones. Brian Jones purtroppo prende una via molto sbagliata. Sono anni diversi, lui si sente un dio, è una delle persone più importanti del mondo. C'erano i Beatles e i Rolling Stones, i due gruppi più importanti del mondo, lui è il biondo, lui è il bello, eccetera. E nasce il suo viaggio nella droga, e nasce il suo viaggio nella droga più pesante. Non solo, se io vi racconto gli ultimi giorni di Brian Jones, sono veramente drammatici. Una delle notti prima della sua morte, lui andò in giro a cercare dei pusher, ovvero quelli che vendono droga nei locali. Ok, aspettò, andò da un locale all'altro, eccetera. Alla fine trovò questa droga. Ritorna a casa. A casa aveva due donne nel suo letto che lo aspettavano, evidentemente fans dei Rolling Stones, eccetera. Lui non dorme, si fa un viaggio con l'LSD, l'acido lisergico, si mette per terra a piangere, prende tutti i suoi nastri, che aveva i nastri a bobina dell'epoca, e li taglia tutti a pezzi con le forbici. Passa la nottata con ste due nel letto che l'aspettavano, eccetera, e ad un certo punto, quando arriva la mattina, lui dice: ma io sono Brian Jones dei Rolling Stones. Adesso vado
a Carnaby Street, che era la via più in voga dove si vendevano gli abiti beat, gli abiti, cioè Carnaby Street era, diciamo, l'emblema. Ci fu pure un Carnaby Street a via Margutta a Roma, fecero un Carnaby Street con vari negozi all'epoca, eccetera eccetera. Carnaby Street era il centro, diciamo, di tutti i negozi più alla moda, della moda beat pop, chiamiamola come vogliamo, dell'epoca. Poi c'era lì Regent Street vicino a Oxford Street, e poi da lì a pochi passi, stranamente, c'è Soho, dove invece è un ambiente molto molto diverso, ma sta lì a due passi. E dice alle due donne: venite con me, andiamo nella mia Rolls Royce. Si mette tutto bello, tutto elegante, non riesce a camminare bene, anche perché aveva avuto parecchi processi lui già per droga, detenzione di droga, eccetera eccetera, e si mette nella sua Rolls Royce. Abbassa il finestrino della Rolls Royce per farsi vedere, e chiaramente tutta la gente lo riconosce, no? Hai visto, è passato Brian Jones, quello dei Rolling Stones, madonna mia che è passato. A un certo momento Brian Jones, questi sono due giorni prima della morte, prende la sua Rolls Royce e va a sbattere volutamente contro un muro, distruggendola completamente. Due giorni dopo Brian Jones decide di fare una festa. A questa festa c'era parecchia gente. C'era Anita Pallenberg, c'era Mario Schifano, c'era parecchia gente a questa festa che ha fatto a casa sua. Ma lui con la testa non ci stava più, e non era più neanche uno dei Rolling Stones, perché i Rolling Stones non riuscivano più a lavorare, perché lui non era in condizioni di lavorare, non si reggeva più manco in piedi da quanta droga si era fatto. Questo è il discorso, per cui era già stato licenziato e sostituito da Mick Taylor. Poi Mick Taylor se ne sarebbe andato facendo un'altra fine bruttissima, non tanto a livello, a parte che si è dovuto rifare tutto il naso dalla cocaina, però è ancora vivo, è grasso, era un bel ragazzo, e però insomma non ha mai fatto niente dopo i Rolling Stones. Lui lasciò i Rolling Stones per fare un gruppo con Jack Bruce, l'ex bassista del gruppo dei Cream, con Eric Clapton e Ginger Baker, gruppo che non vide poi mai luce alla fine, per cui anche lui andò male. E i Rolling Stones alla fine chiamarono Jeff Beck, che rifiutò. Jeff Beck disse una cosa molto strana: sono uscito una sera con Mick Jagger e Keith Richard, e loro mi hanno fatto questa offerta di andare alla chitarra con loro, offerta che mi sarebbe interessata economicamente, ma la cosa che mi ha dato più fastidio di tutte è che Mick Jagger e Keith Richard avevano due persone che nel locale, cioè Mick Jagger e Keith Richard davano le sigarette a ste persone che erano sotto le loro dipendenze, e queste persone spegnevano le sigarette per loro, cioè capito, il divismo più allucinante. Gli dette molto fastidio a Jeff Beck questa cosa, sono tutti fatti molto reali questi. Insomma, durante questa festa Brian Jones a un certo punto sparisce nel nulla. La gente dice: ma dove è andato Brian? Era la festa sua, ci ha invitato, certo non sta molto bene, si riprenderà, non si riprenderà, farà qualche cosa di musicale da solo. I Rolling Stones ormai l'hanno cacciato perché non riescono più a lavorare con una persona nelle sue condizioni, e lo trovano morto in piscina. Brian Jones muore all'età di 26 anni, e Brian Jones è stato uno dei miei idoli di tutta la mia vita, e lo vedrete sulla parte superiore.